ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua. Ma perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarla. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro! Eccellente! È stato un po' più scomodo del previsto. Il tuo lavoro di bacchetta sta migliorando. Grazie, signore. Ah, lassù! Ci siamo, è poco più avanti. Tieniti forte. Preparo. Siamo qua. Costruire una cosa del genere qui. Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portato qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Professore, questa statua... Forse questa era casa sua! Professore, qui c'è un intaglio murale. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante.
un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Fig? Farà apparire qui quella pietra cristallizzata. E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. Per Godric. Dove siamo? Non ci credo. Scusi. Solo un attimo, eh? Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Stammi accanto. Dopo di voi. Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. Quante camere blindate ci sono? Centinaia. In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'arco principale. Queste camere sono le più recenti. Ci sono altri ingressi privati alla Gringo? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente o entrambe le cose. Prendete un bel respiro. Cosa? Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Conosce già la cascata del ladro?
Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Quando scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi, c'è molta strada da fare. Camera 12. Ah, che giornata! Prego, avanti. Chiedendo chi fosse quel corpo. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Eccoci qua. È stata l'ultima volta che sono entrati qui. Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania. In tutto questo tempo nessuno l'ha visitata. Fino a oggi. Camera 12. Grazie dell'aiuto. Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Una cosa chiuderà. Buona fortuna. Professore? Questa non me l'aspettavo. Fammi riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Una porta. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada tu. Lumos! Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. In che senso dovremo sudarcela? Penso che questa sia una specie di prova. Sì, ma ignoro quale sia lo scopo. Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringot.
Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Lumos! Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì, signore, sto bene. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento? Quella statua... Quale statua? Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare Lumos. Lumos! Ben fatto! Ora il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. Professore! Professor Fig! Professore! Dov'è finito? Si mette male. E ora dove dovrei andare? Che succede? Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Ah, è qui che volevano portarmi. Di nuovo quel bagliore. Revelio! Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Lumos!
Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Lumos! Thank you.
Eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so, ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio per vedere i ricordi. Mi chiedo... Fa come me. È tutto pronto. È nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà a Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì, e se abbiamo ragione, Charles. La strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia. Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale, ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non... Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Come uscire? Professore!
Va tutto bene? Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Ora devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Phineas Nigellus Black. Preparati a incontrare il preside. Fig, grazie per averci raggiunto. Lo smistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta! Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. Benvenuto, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di conoscere i professori e iniziare i miei studi a Hogwarts. Bene. Hogwarts ha molto da offrire a chi desidera apprendere. Ciò che imparerà in aula ti preparerà ad affrontare le sfide al di fuori di essa. Chissà. Avverto qualcosa in te.
un senso di... di cosa si tratta. Il desiderio di apprendere? Mi piacciono i rompicapi e credo di avere una mente elastica. Sei molto intelligente. Rifletti lucidamente su ciò che invece può lasciare gli altri perplessi. E hai una mente scattante. Impari in fretta. Forse appartieni a Corvo Nero. Ti unirai a Corvo Nero! Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa sta...
Quindi c'è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che entrata in scena! È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una bella sfida, ma sono certa che sarai all'altezza. Sì, professoressa. Questo è l'ingresso alla sala comune di Corvo Nero. Per entrare dovrai risolvere un enigma. Temo che non sarò di grande aiuto. Questo tipo di cose mi ha sempre confusa. Chi ha vissuto di più? Fantasma o poltergeist? Fantasma o poltergeist? Un non essere non è mai stato vivo. Ben fatto. Ora, entra e vai a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro.